Salve a tutti Simmers, benvenuti al canale, io sono Mary Shell e oggi siamo in un house building per la 100 Baby Challenge. Serve una premessa, ragazzi. Questo house building sarà un po' diverso dal solito, nel senso che la casa, come prima cosa, sarà un po' più strana perché la voglio fare adatta a sviluppare determinate abilità. E la seconda cosa è che sarà un po' meno curato. Perché sarà meno curato? Ci saranno meno oggetti, meno cose, un po' per i soldi che non abbiamo, ma un po' perché in vista del prossimo game pack la rifarò sicuramente tutta. Quindi non mi sprecherò in troppi dettagli, cercherò di fare una casa funzionale. Spero che comunque vi piaccia questo house building, spero che l'idea sia carina. Vi lascio al video, buona visione!
l'house building è finito. Come vedete, la casa, come vi ho anticipato, è incompleta. La completeremo proprio a puntino appena uscirà il Game Pack. Allora cercherò di fare una casa impeccabile. L'ho fatta un po' sui toni caldi e soprattutto abbastanza giocosa, adatta per dei ragazzi. Ve la faccio vedere un po' così. Vedete qui appunto abbiamo la TV, vabbè, giustamente, delle candeline. Qui addirittura abbiamo il bar, questo tipo di bar molto divertente per i nostri Sim. Qui possono fare un bel murales o dei graffiti, spero che ci stiano. Qui abbiamo queste luci un po' particolari. Questa è la camera dei bambini. Eccola qui, tutta piena di luci, di colori. A me piacciono le case comunque con tanti tanti colori, quindi l'ho voluta fare così. Questa è la camera dei bebè. Come mi avete chiesto voi, ragazzi, ho fatto la camera dei bambini, dei bebè e degli adolescenti, perché qui staranno gli adolescenti, ragazzi. Eccoli qui, appunto hanno il loro spazio anche per fare i compiti. Questo è il bagno. Poi qui ho fatto la camera appunto della mamma e qui lei può dipingere, quindi insomma guadagnare qualcosa. Questa è la cucina e appunto c'è il necessario. E diciamo che la cucina è la più sobria tra tutti perché in effetti è una casa particolarmente colorata. Va bene ragazzi, non avevo molti soldi, quindi ho dovuto ingegnarmi in questo modo. Qui ho fatto anche uno sgabuzzino barra bagno d'emergenza. Proprio d'emergenza d'emergenza, in cui ho messo anche, diciamo, i vasini per bebè. E qui c'è addirittura un angolo per imparare l'abilità di meditazione, quindi non manca niente. E noi ci fermiamo qua. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, anche al canale di Facebook e a tutti i social che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!